Nostro Signore Gesù Cristo rivela alla veggente Maria Giulia come sarà la purificazione della umanità. Se guardiamo indietro e guardiamo attentamente a quello che sta accadendo adesso, possiamo dire che è abbastanza chiaro di come l'umanità stia seguendo la strada del degrado. La maggior parte della popolazione crede che si tratti solo di un cambiamento come un risultato della modernizzazione. E molti nella Chiesa non vogliono rendersi conto che quanto sta accadendo obbedisce a un piano demoniaco preparato in anticipo. Non riescono a vedere che la grande arte demoniaca consiste nel far credere agli uomini di avere ragione, di fare del bene, di combattere per il bene, mentre invece stanno facendo il male. Ma ci sono visioni dettagliate date dal cielo per avvertire che ciò sarebbe accaduto in modo che anche i non credenti possano capire. In questo audio video parleremo delle visioni date alla grande mistica Maria Giulia, che sono assolutamente coincidenti anche nella data con le visioni di Leone XIII sull'attuale attacco demoniaco. Sta diventando sempre più chiaro che il periodo del più grande attacco dei demoni sulla Terra iniziò intorno al 1880, quando Papa Leone XIII ebbe una visione di Satana che sfidava Gesù Cristo affinché potesse distruggere la Chiesa. Ed è stato un crescendo fino ad oggi. Lo vediamo in tutto il mondo. In quel decennio del 1880 ci viene comunicato che il Signore accetta quella sfida di Satana e gli concede 100 anni di maggiore libertà per cercare di tentare gli esseri umani. Il che costituisce una grande prova dell'uso che gli uomini faranno del loro libero arbitrio e anche un modo per separare la parte più grossa del grano e della pula, cioè coloro che sono fedeli a Dio da coloro che operano contro i suoi comandi. 4 anni prima della visione di Leone XIII, un mistico francese ebbe una visione che spiega la stessa cosa, perché noi sappiamo che il cielo non riferisce le cose importanti una volta sola, ma usa piuttosto quella che definiamo ridondanza. Maria Giulia è nata nel 1950 in una piccola città della Bretagna chiamata Blaine. Fu educata dai suoi genitori, semplici paesani dotati di grande fede. Dall'età di 23 anni portò sul suo corpo le stimmate della passione di nostro Signore Gesù Cristo, in una misura così visibile come nessun altro le ha portate nella storia della Chiesa. Comprese le piaghe sulla spalla causate dal trasporto della croce di nostro Signore e le ferite causate dalle frustate che ebbe nostro Signore sulla schiena. Maria Giulia aveva il dono meraviglioso di saper distinguere le ostie consacrate da quelle che non lo erano, così come gli oggetti benedetti da quelli che non lo erano. Sapeva raccontare il luogo da cui venivano e provenivano le reliquie e poteva comprendere i canti sacri e le preghiere in qualsiasi lingua. Nel 1875 visse per 5 anni, nutrendosi solo della Eucaristia, e non ebbe alcuna escrezione liquida o solida, cosa che ripeterà alla fine della sua vita fino alla morte nel 1941. Ebbe frequenti visite da parte di nostro Signore Gesù Cristo e della Beata Vergine, nelle quali gli diedero diverse profezie. In quelle estasi a volte lei levitava e il suo corpo non pesava nulla, non sentiva alcun dolore né l'intensità della luce
gli dava fastidio. Durante la sua vita ebbe un'obbedienza esemplare ai suoi superiori, al suo direttore spirituale, al suo vescovo e alla sua superiora nell'ordine francescano nel quale era terziaria. Predisse con precisione le due guerre mondiali e le elezioni di Papa a San Pio. Ha profetizzato l'avvento di una nuova liturgia nella Chiesa che sarebbe diventata la negazione di Gesù Cristo. Ha predetto anche la purificazione dell'umanità e i tre giorni dell'oscurità. E ciò su cui vogliamo qui soffermarci, appunto, questo assalto infernale senza precedenti che si sta verificando nel mondo, a cui seguirà una purificazione dell'umanità tanto intensa quanto improvvisa che il Signore gli comunicherà. Prevede che Dio permetterà che i suoi servitori siano messi alla prova per separare i veri fedeli dai falsi. E che questa selezione avrà come risultato la preservazione di un piccolo numero di veri credenti con i quali verrà ricostruita la civiltà. Annunzia quindi la liberazione dei giusti e la punizione dell'impietà e il ritorno dell'ordine dopo il disordine totale. In un dialogo con lo stesso tono che ascoltò Leone XIII, Maria Giulia ebbe la visione di una conversazione tra Nostro Signore Gesù Cristo e Satana. Il 30 agosto del 1880 il Signore disse a Satana: «Ti lascio il potere di tentare tutti gli uomini, di farli soffrire in una certa misura, ma io sarò presente». Satana allora spiegò il suo piano. Farò di tutto uno strumento di opera contro gli uomini e metterò ovunque ribellione, guerra, divisione. Rovescerò il tempio delle preghiere rivolte, anche il tempio di Dio, e vi stabilirò idoli perché siano adorati. Ed era ancora più specifico, dicendo: attaccherò la Chiesa, demolirò la croce, decimerò la popolazione e metterò una grande debolezza nei cuori. Promuoverò la negazione della religione cattolica. E il suo delirio di potere era così esagerato che disse anche: sarò il padrone di tutte le cose sulla terra, sì, tutto sarà sotto il mio controllo, anche il tempio di Dio e anche i suoi fedeli. Questo dialogo ci dice che non si tratta solo di attaccare la Chiesa e dominare i fedeli, ma parla piuttosto di un piano per indebolire, dominare e decimare la popolazione mondiale in generale. Ma Gesù gli rispose cosa gli avrebbe fatto più tardi: schiaccerò sotto il lampo del cielo tutti coloro che ti saranno dati per l'inferno. Ristabilirò il mio popolo, lo preserverò dalle piaghe, lo rialzerò dalle rovine, e poi ti getterò nell'abisso, ma solo dopo che avrai utilizzato i poteri che per il momento io ti lascio. Ed ha aggiunto: durante le tenebre ci saranno molte conversioni, molte persone perdute torneranno a me, Gesù Cristo, torneranno a me attraverso il pentimento. Quindi, anche in quel periodo di massimo potere demoniaco, il Signore permetterà la crescita delle conversioni e proteggerà coloro che confidano in Lui. Un anno dopo, il 25 ottobre del 1881, San Michele Arcangelo avvertì nuovamente Maria Giulia del pericolo e le assicurò il suo aiuto, l'aiuto per l'umanità, e disse: «Non c'è mai stato un momento come questo. Bisogna aspettare e prepararsi per non essere sorpresi. Tutti i demoni si raduneranno, molti sotto forma di uomini». Ed ha aggiunto: «Ogni benevolenza, fede e vera religione sarà sepolta come in una tomba. Tutto ciò che è approvato dalla Chiesa infallibile cesserà di esistere come lo vediamo oggi, ma solo per un certo tempo».
E poi gli ha detto che questo oscuramento è permesso dal Signore Padre per fermare i malvagi che progettano un male più grande. E l'arcangelo le disse anche, dopo il trionfo satanico, nostro Signore Gesù Cristo riunirà le sue pecore disperse per regnare sul male e farà uscire la Chiesa nascosta dalla sua tomba. Questa purificazione durerà 3 anni, secondo quanto è stato rivelato a Maria Giulia. Il Signore le disse, sarà una grande lotta tra i servi di Dio, angeli e uomini, e le forze infernali e i loro complici umani. Il che ci ricorda le parole del cardinale Karol Wojtyla, poi Giovanni Paolo II, quando nel 1976 a Filadelfia, quando disse «Siamo nel più grande confronto storico che l'umanità abbia attraversato, una prova di 2000 anni di cultura e di civiltà cristiana». Maria Giulia dice che nell'arco di circa 3 anni guerre civili, invasioni, persecuzioni religiose, calamità, terremoti, sconvolgimenti cosmici, epidemie, tutto si scatenerà e tutto funzionerà all'unisono. È una battaglia che il diavolo ha già perso e lui lo sa, ma prima di essere portato all'inferno vuole vendicarsi e annientare la Chiesa che è il corpo mistico di Cristo, perché non può più nulla contro il capo di quel corpo, perché è nella gloria eterna accanto al Padre nei cieli. Vuole seccare ogni fonte di luce spirituale, vuole seccare ogni speranza di salvezza nell'umanità, distruggendo la fede nella divinità di Gesù Cristo. Vuole distruggere tutte le fonti dell'amore che sono i sacramenti e soprattutto vuole distruggere l'Eucaristia. E vuole anche annientare l'umanità portandola al suicidio, facendola impazzire di orgoglio e di disperazione. Quindi non ci sarà pace sulla terra se non dopo una grande purificazione, perché non c'è altra salvezza possibile per le anime che la risorsa di abbandonarsi alla misericordia divina. Ebbene, cari fratelli, noi volevamo parlare del fatto che già negli anni 80 dell'Ottocento iniziò il più grande attacco del maligno alla Chiesa e al mondo, confermato poi da Leone XIII e da Maria Giulia Jarenny, il che ci dice che la disintegrazione a cui assistiamo oggi non è avvenuta spontaneamente, ma è stata orchestrata dal diavolo, che ha utilizzato società segrete, gruppi di influenza in tutti gli ambiti della vita per corrompere l'umanità, e l'ha fatto sotto la maschera dell'amore per l'uomo, per anestetizzare l'umanità affinché non si rendesse conto di quanto stava accadendo. E voi, cari fratelli, cosa pensate? Secondo voi, siamo vicini o meno a quei 3 anni di purificazione che sono stati comunicati a Maria Giulia, oppure manca ancora molto? Cosa ne pensate? Vi volevo ricordare, cari fratelli, che noi non abbiamo pubblicità e viviamo solo con le vostre donazioni. Purtroppo sono pochissime le persone, meno di 10, che fanno delle donazioni. Vi ringraziamo, ringraziamo il Signore per la sua provvidenza e vi benediciamo tutti. Auguriamo tante benedizioni a tutti e che gli angeli vi proteggano in ogni momento. Amen. Ricordate, per le richieste di preghiera, di farle scrivendomi una email. Grazie. Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. Venga il tuo regno. Amen. Nostro Signore Gesù Cristo rivela alla veggente Maria Giulia come sarà la purificazione della umanità. Se guardiamo indietro e guardiamo attentamente a quello che sta accadendo adesso, possiamo dire che è abbastanza chiaro di come l'umanità
stia seguendo la strada del degrado. La maggior parte della popolazione